Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono in viaggio verso Armadittaggia per la prima tappa del campionato mondiale Enduro GP. Questo fine settimana per la prima volta correrò una gara di mondiale. Ah no, mi sono rotto il polso 4 settimane fa ad Andorra agli assoluti, quindi niente, rifaccio. Questo fine settimana sarò proprio qua ad Armadittaggia per raccontarvi più da vicino tutto quello che sta dietro a una gara delle più importanti del mondo, cioè stiamo parlando di una tappa del mondiale. Oggi è giovedì, quindi giornata di track walk e non c'è tempo da perdere, quindi adesso arrivo, parcheggio e ci vediamo dopo la sigla nelle prove speciali. A dopo. Sono già in linea, sono andato poco fa a ritirare il media pass visto che questo weekend non avrò un numero attaccato sulla tabella della mia moto. Il polso pian pianino sta recuperando e sono appunto qui a camminarmi le linee per dare un'occhiata e i ragazzi del motoclub hanno fatto un lavoro pazzesco, tanti pezzi puliti, nuovi, ci sono già tutti i rider che stanno guardando attentamente il percorso, quindi andiamo un pochino a vedere cosa combinano e come studiano, cerchiamo di capire qualcosina. Ci sarà sicuramente da allargarsi. Al lupo. Grazie, viva il lupo. Sei pronto? Sì, dai. Cosa mi racconti, ste speciali? Stamattina ha fatto una leggera pioggia che ha umidificato il tutto, no? Vabbè, ma l'hanno chiamata per togliere la polvere. Sì, sì. È già andata via, già asciutta. Prove speciali come sono? Penso gara molto asciutta e veloce. Infatti hanno fatto un sacco di chicane per rallentarla un po'. Però comunque è veloce e lunga da palle quadrate. Che ne pensa il nostro Kevin Cristino? Solita gara di mondiale, è tosta, e l'estremo quasi 6 minuti, quindi sarà sicuramente parte una delle speciali in cui si farà la differenza, per questa linea 12 minuti, quindi diciamo che di speciali ce n'è, quindi secondi da perdere e da guadagnare tanti, ora si darà al massimo per fare la differenza. Bocca al lupo! Crepi, grazie. Adesso non è per dire, ma 2 minuti fa mi trovavo in cima alla montagna a camminare enduro test ed extreme test. Adesso prendo lo scooter, in un attimo scendo giù, vado in spiaggia per vedere cross test e super test. Cioè, ma dove si trova un posto così? Bene, dopo il track walk di questa mattina e pomeriggio sto andando alla training area. Il clima mi sembra bello caldo. Ho già visto arrivare Garcia, Verona, Freeman, McDonald, Oldrati. Cioè, tutti i piloti sono qua. Secondo me se le daranno adesso. Cioè, è solo giovedì, c'è già un clima. Lo sento. Non è solo l'aria del mare qua, qua c'è anche profumo di benzina, di sfida. Che spettacolo. Mi sento un bambino a quattro giorni. Ab
Abbiamo qua anche il nostro beluga nazionale. Buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente un po' di sole, un po' di mare e un po' di gare di quelle giuste. Siamo in Liguria per il mondiale, speriamo vada tutto bene. Il nostro pilotino è carico, quindi speriamo. Gas allora. Gas! Ciao Vigno. Bella, buon lavoro, eh. Viva il Vigno. Tra l'altro è appena arrivata la polizia stradale con la Lambo. Ragazzi, finisce qui questa prima giornata, sono le 7 di sera e sono cottissimo, però è andata alla grande e sono sicuro che sarà un crescendo continuo, quindi buonanotte e ci vediamo domani. Buongiorno a tutti. Allora, 7 del mattino e oggi sarà primo giorno di gara, sono gasatissimo. Sto sistemando un pochino schedine, obiettivi, preparando le camere perché oggi sarà bella tosta. E qualcuno di voi si starà chiedendo: ma cosa c'è da fare? Ci sono da fare tutte le operazioni preliminari, sia amministrative che tecniche. Adesso andiamo a dare un'occhiata. Allora, sono appena tornato al furgone e, come sempre, un bel piatto di pasta. Devo dire che sto facendo più fatica a seguire, a raccontare tutta questa cosa, anche perché ho da fare tantissimo, che a correre. Quindi ci vuole dell'energia, anche oggi. Comunque, un po' di sana e bella van life ci sta sempre. Adesso, piattazzo di pasta al pesto e aggiungerei anche Belin mia, e tra poco ci sarà la presentazione ufficiale di tutti i piloti, quindi una pausa pranzo veloce e si riparte. Per partire il super test e l'atmosfera è incandescente. Qua non aspettano, iniziamo subito. Thank you.
ragazzi, finisce qua anche questo primo vero giorno di gara. Super test nella spiaggia di Sanremo, pazzesco, c'era un sacco di gente, spero vi sia piaciuto. Alla fine i risultati non sono come ci si aspettava, perché nei primi tre posti abbiamo Cavallo, Freeman e Pichon. Alla fine Verona e Garcia, come si dice da queste parti, hanno un po' sbulaccato, vuol dire l'hanno un po' fatta grossa. Hanno commesso qualche piccolo errorino e lì, quando sei che ti giochi nei centesimi, figurati, basta un attimo che sfili un po' indietro in classifica. Comunque era solo un prologo alla fine e sono dei missili terraria. Io sono abbastanza sconvolto, la situazione qua è un degenero. Guarda che roba, macchine fotografiche, computer, la roba ancora del pranzo. È così, metto un po' in ordine, notte, e ci vediamo domani per il day 2. Domani prove speciali, avremo cross test sulla sabbia qua ad Arma di Taggia e poi due prove, estrema e linea, enduro test su in cima alla pineta di Cipressa. Sarà bello. A domani raga, buonanotte. Please, love is like chemistry.